Siamo qui con Sara, Stefano e Laura di Ostia per l'Africa. Innanzitutto grazie per quello che fate. Stavo sentendo i vostri commenti, i vostri interventi, perché riuscite a raccogliere tanti fondi e a fare veramente tanto. Ce ne potete parlare, Laura? Sì, allora, la nostra associazione è nata nel 2004, ormai tanti anni fa, e con il tempo, in questi anni, siamo riusciti a costruire due scuole in Africa, nello specifico in Malawi e a Matola, in realtà nel villaggio di Matola, e quindi una scuola primaria e una scuola secondaria. La scuola primaria ospita sui 900 studenti, mentre la secondaria l'anno scorso erano 250, quest'anno siamo arrivati a 300 studenti, quindi stiamo cercando di dare un'istruzione ai ragazzi del posto, perché crediamo molto nel potergli dare degli strumenti per poi costruirsi il loro futuro. Stefano, tra l'altro adesso avete un nuovo obiettivo, la Great Hall, no? La Great Hall per loro rappresenta uno spazio fondamentale di condivisione e quindi diventa un punto di raccolta che va anche al di là di quello che è la scuola in sé e serve a completare il progetto della scuola secondaria, dando loro uno spazio che può rappresentare davvero un punto di riferimento non solo per gli studenti ma anche per le famiglie, quindi diventa un punto di raccolta per tutto quanto il villaggio. E come ha detto Laura, crediamo fortemente nell'istruzione perché è l'unico bene che possiamo dare loro e senza che poi rimangano dipendenti dal nostro aiuto. Siamo convinti che l'istruzione possa essere uno strumento per costruire il loro futuro e dare loro una prospettiva vera, di un'alternativa vera a quello che loro presenta. E voi fate tantissimi interventi anche qui a Ostia per raccogliere questi fondi. Qui stiamo nella vostra cena di Natale, in occasione anche della premiazione del concorso fotografico di cui ho fatto il giudice, esatto, giusto? Esatto. Dici un po' di questa giornata. Allora, questa è la cena di Natale, ormai sono anni, è un appuntamento fisso e quest'anno abbiamo fatto il primo concorso fotografico, abbiamo chiamato Unici come tutti, le logge della diversità, e quindi sul tema della diversità, di quanto sia importante, soprattutto in questo momento storico che stiamo affrontando, e soffermarci su questa tematica e quanto sia invece sulla sua bellezza e sulla sua ricchezza. E durante questa cena ci sarà la premiazione e questi sono degli eventi che ci aiutano a raccogliere i fondi che mandiamo in Malawi, e poi abbiamo tanta oggettistica malawiana, artigianato, sono bravissimi. E poi negli anni, insomma, qui su Ostia abbiamo fatto diverse iniziative musicali, sportive. Siamo entrati nelle scuole con un progetto dedicato ai bambini per 4-5 anni, quindi ci siamo mossi sulla sensibilizzazione e sulla raccolta fondi. E ricordiamo anche il gruppo sociale di Labriola, giusto? Esatto, noi siamo nati lì, insomma, nel liceo Labriola, e col sostegno di tanti ragazzi noi proseguiamo, ormai lavoriamo tutti, però insomma chiunque ci voglia aiutare. Ci vogliono forze nuove e quindi chi vuole unirsi a noi è un benvenuto. Un'ultima domanda, voi siete stati in Africa ovviamente? Sì, sì, assolutamente sì. Io personalmente sono stata due volte in Africa e siamo andati nel 2007, è andato un gruppo grandissimo di persone, poi siamo tornati nel 2014 a mettere la prima pietra della nostra scuola secondaria e poi siamo tornati nel 2017 ad inaugurarla finalmente, e vorremmo assolutamente tornare perché ci teniamo poi ad avere un contatto diretto con le persone del posto, e non so se riusciamo quest'anno o più tardi magari il prossimo anno. Stefano, hai detto una bellissima frase, un diamante nel buio, ce ne vuoi un attimo parlare? Sì, è una frase nata lì in Africa nel momento in cui ci hanno chiesto di lasciare un messaggio sulla prima pietra, e il senso più profondo è quello di essere portatori di speranza, di messaggi positivi in quello che può essere una realtà difficile, un'epoca difficile, e in questo la scuola svolge un ruolo fondamentale. Gli studenti sono la nostra speranza, sono ciò su cui dobbiamo puntare per creare un'alternativa al nostro futuro. E grazie mille. Grazie a te, grazie mille. I premi, allora qui abbiamo tre premi. Il premio della giuria, il premio della foto che rispecchia più il tema, e il premio Under 20. Però, come vi ho spiegato prima, gli Under 20
ci sono. Non ci sono. Over 20, esattamente. Il premio giurie l'ha vinto Ilaria Torelli. Per la foto che rispetta più il tema, ha vinto Domiziana Rossi. Poi c'è il premio Under 20 che è diventato Over 20. L'ha vinto Di Bartolomeo Tiziana.